Buongiorno e benvenuti in un nuovo video, stavo dicendo in un nuovo vlog, in un nuovo video. Non faccio questa tipologia di video, ok? Sì, le 24 ore l'ho fatto ultimamente, solo che proprio questo video mangio, l'ultimo video risale a, se non sbaglio, fine agosto, 25 agosto che feci della stessa tipologia, mangio per 24 ore senza limiti, invece oggi voglio fare mangio tutto quello che voglio per 24 ore, che alla fine stiamo là. Quindi io ieri ho fatto, già vi ho fatto vedere che sono le 10:15 del 6 maggio, solo il 6 maggio non si vedeva, però per essere corretta io, lo sapete che io vi faccio vedere sempre tutto. Io sto sveglia dalle 9, sì dalle 9, dalle 9 e mezza. Bevo, sì, lo sapete che quando faccio queste challenge proprio all'inizio sto un po' ansiosa perché metti le luci, fai attenzione che non si vede negli occhi, infatti scusatemi se si vede qualcosa, io spero di no. Quindi direi di iniziare subito, altrimenti si raffreddano i cornetti. Ho fatto ieri i cornetti, quindi mi raccomando andatevi a vedere se volete, se siete interessati alla ricetta del cornetto, il video che è uscito prima. Ho fatto uno, l'ho farcito con burro coro, mandorle e cocco, che è il mio preferito, io sto morendo di caldo, e l'altro con ovviamente crema al pistacchio. Non poteva mancare. Sì, ma mo quale assaggio per prima? Pensate che l'ho fatto ieri e non l'ho proprio assaggiato. Vabbè, andiamo con il pistacchio. Allora, ma quanto sono belli. Morbidissimi. Buonissimo. Come primo esperimento non è male. Primo cornetto andato, sì, è stato sicuramente tutta sporca. Ultimo è questo qui, ovviamente con il burro coro. Spero che l'inquadratura è giusta. Spero questo casca tutto. Bene. No, vabbè. Mamma mia. Che favoloso questo.
Quindi noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il mio post workout, mamma mia raga, ho famissima. Praticamente voi dite, ah, come vuoi scegliere di fare un pasto libero, vuoi scegliere di fare la giornata di mangiare quello che vuoi e che ti vai a mangiare la pasta con i broccoli e pancetta, la pasta fusa, con tanti altri buon piatti, ma raga, ve lo giuro, quando ho pensato a questa comunque challenge, a queste 24 ore, io ho pensato subito al pranzo di fare loro, perché ogni volta che mamma, io sto morendo di caldo perché questo sarà il mio post workout, non so se l'ho detto, ogni volta che mamma lo faceva per loro, però invece della pancetta a volte mette il macinato di salsiccia, solo che io non ce l'avevo, mamma lo frulla, però perché mia sorella più che altro per lei, a me sinceramente mi piace anche solo schiacciato, però io non l'ho mai mangiato, quindi a campo mi è rimasto sempre qui perché evitavo sempre. Però voi potete fare anche la versione fit, tipo con broccoli, pasta e oppure pasta integrale, qualsiasi pasta che volete, con tipo il macinato di tacchino o il macinato di bovino, così io già l'ho fatto così perché già mi faceva gola, però volevo sempre provarlo fatto. Eccolo qui io. Quindi assaggiamo. Mamma mia, raga, ho fatto bene a scegliere loro. Ho il freddo addosso, ve lo giuro, ho la pelle d'oca, troppo buono. Devo prendere l'abitudine di portare di qua i tovaglioli. Ma come mai già sta finendo? Piango. Comunque, raga, questi broccoli dell'Eurospin sono troppo buoni. Di solito, tipo, non mi ricordo dove li presi, erano molto amari. Invece questi sono, non sono né amari, cioè sono tipo dolci. Mi piacciono troppo. Ultimo boccone e io sto letteralmente piangendo. Raga, direi ottimo, ottimo post workout. Sicuramente avrò tutto il musetto sporco, ma troppo buono, provate a fare anche tipo la versione fitto. Che anche quella è molto buona, ovviamente non è mai buona come la versione fatta, però a modo suo è sempre molto buona. E quindi intraga, noi ci vediamo dopo, con qualcosa di rinfrescante. Già potete capire che faremo la merenda.
Rieccoci qua con la merenda, avete visto già ovviamente la clip. Ecco qua con il gelatino e crispy al limone, adoro. Allora, i gusti sono cacao, panna cotta, nocciola e crema. Però vediamo un po' perché li ho tutti mischiati. Assaggio. Per prima, non lo so. Penso panna cotta. No. Questo è crema. Mamma mia, che buono. Crispy. Con quello lì alla nocciola. Mamma mia. Una cotta penso che questa. Panna cotta e strepitoso. Strepitoso. Il gelato della Dolciando dell'Eurospin. Fatevi sapere se siete più team coppetta, tipo con il gelato in vaschetta, sia artigianale che non, oppure tipo gelato cono, tipo cornetto, magnum. Il formato, tipo, quale preferite di più? Io coppetta. Io adoro i gelati in vaschetta. Raga, da quanto tempo mi mangiavo un gelato proprio in coppetta? Ho fatto un pasticcio e quindi raga anche la merenda, uffi, è andata. E noi ci vediamo direttamente stasera con la cena. Eccoci qua con l'ultimo passo della giornata, poi noi ci vediamo domani mattina. Questo è il mio piano bio, perché non deve essere questa la mia cena, cioè piadina con würstel e patatine e patate. Però devo fare un'altra cosa, ma è successo un po' un macello, quindi non l'ho potuta più fare. Vabbè, mangiamo lo stesso. No, vabbè, adoro. Che bontà. Raga, quelle patate fatte a forno, top. La mia cena silenziosa avvolta da tantissimi pensieri. Assolutamente c'è un silenzio. Solo che potevo farmi cadere tutto addosso, oh mio Dio.
questo è da buttare. Quindi niente raga, anche la cena è andata. Io, vabbè, no, perché stavo dicendo tutto, spero che questo video ti sia piaciuto, no! Noi ci vediamo direttamente, però sicuramente mi sento sporco, noi ci vediamo direttamente domani con l'ultimo pasto, cioè la colazione. Buongiorno, eccoci qua a concludere la challenge delle 24 ore, perché ragazzi, se si fanno le challenge delle 24 ore, sapete che sul mio canale si fanno fatte bene, altrimenti è inutile proprio scrivere 24 ore. Finiamo questa challenge 2 ore prima, ma vabbè, almeno l'abbiamo rispettato, l'abbiamo rispettata. Sono le 8, da come avete visto, le 8:18. Oppure prima, non lo so perché l'ho fatta prima questa clip, mi trovo a farla così, infatti prenderò spunto per gli altri video e ovviamente, cosa non potevo scegliere, ho scelto la caprese fatta da mamma, adoro, una bella fettina perché poi chissà quando me la mangerò più. Eccoci qua, allora, ovviamente mangiamo perché cioè raga io sto sveglia dalle 5, quindi per dirvi io quanto tempo ho aspettato, non ce la facevo ad aspettare fino alle 10. No, non si può. Eccola qui, io non so se vedete. È morbidissima. Ah, sì, questo è il bruccio della caprese che si sbriciola. Non so. No, vabbè. Un po' col cioccolato fondente, le mandorle, è buonissima. Sempre non ho scelto la crostata, la crostata. La crostata. Vabbè, se ci sarà un prossimo video, però questo dipende sempre da voi, perché se vedo che comunque il video vi piace, me ne porto un altro di episodio. Io ho fatto il latte caldissimo. Sono sempre la solita. Che sta succedendo oggi? Appena le 8 il crollo della caprese non va bene. E anche questo video volge al termine, quindi spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!